Buon pomeriggio naturalmente a tutti voi e grazie della vostra presenza. Non è un ringraziamento così a caso, ma sono comunque veramente contenta di poter condividere questo momento che esprime anche proprio nella modalità nella compagnia delle persone che interverranno, la caratteristica, diciamo, particolare di questi testi che nascono in una comunità di persone al lavoro, in un'esperienza in tutto. E ringrazio in questo senso anche la casa editrice Itaca che ha promosso questo momento, ma anche proprio per la sua disponibilità a dar seguito al nostro lavoro con la pubblicazione di questi testi. Diciamo che principalmente non nasce come progetto editoriale commerciale, ma per attestare l'esperienza diretta, sottoposta sempre a un giudizio, a un confronto, anche in una continua formazione. Ma questo nostro tentativo che è la realizzazione di strumenti utili al nostro lavoro, al compito che abbiamo come maestri, che avete, perché io adesso sono un pochino in seconda battuta, nella scuola elementare. Quale compito? Faccio tre piccole osservazioni che proprio caratterizzano nel complesso questa proposta. Poi interverranno per declinare un attimo gli elementi peculiari di ogni testo per la prima, la seconda, la terza, nelle due aspetti, uno più sull'impianto e l'altro più sul percorso logico-matematico. Impianto che ha la sua forza nella proposta linguistica, evidentemente. Dicevo, quale compito? Proprio prima, l'altro ieri, così riprendendo in mano questi libri in preparazione di questo momento, sono rimasta stupita di un piccolo particolare, perché proprio i libri di prima, seconda e terza che oggi presentiamo, nella quarta di copertina, contengono, come tutti i testi, una frase che è, insieme al titolo, sintetica del contenuto del testo. E mi ha sorpreso che la parola ricorrente in queste citazioni di Stevenson per la prima, di Floreschi per la seconda e di Alda Merini per la terza, sia la parola giardino. Suggerendo come l'esperienza conoscitiva che un bambino va facendo, a cui è introdotto nella scuola primaria, è quello di essere accompagnato all'interno di un giardino. E mi è sovvenuta come per Eddo Rigotti, mio personale grande maestro, maestro nella formazione di molti, da un punto di vista dei contenuti disciplinari e del metodo delle nostre scuole, indicava proprio come idea di cultura e di educazione questa immagine. Cito: la cultura è la culla che accoglie ogni figlio d'uomo, è l'adulto che accompagna per mano il piccolo dell'uomo nel giardino dell'essere. Cosa esprime questo termine giardino? Quale immagine è sottesa? A parte la biblica memoria di pensare che Dio stesso ha introdotto l'uomo alla vita accompagnandolo in questo giardino, ma stando all'oggi, che cos'è un giardino? Cos'è? Intanto qualcosa che ha a che fare con la realtà. Una realtà che si presenta agli occhi, quindi innanzitutto a un livello come percettivo, come armonia, come fioritura, come una provocazione, un'espressione della vita, di qualcosa che afferma l'esistenza, non qualcosa di indistinto, casuale, o vuoto.
Ecco, io sottolineo questa espressione proprio rispetto a una caratteristica di questi testi, con tutta la perfettibilità e anche la ricerca, il lavoro che ne dovrà conseguire, in questi testi è contenuta un'affermazione di senso e di amore alla vita. Non è un'ingenuità, non è essere fuori dai tempi, ma è la certezza di un'ipotesi positiva con cui introdurre il bambino a tutto quello che va incontrando. E all'interno di questa affermazione della vita, dell'esistere, di ciò che c'è, ne consegue immediatamente un altro elemento di questi testi, che è l'unitarietà della proposta. Non solo si offre un contesto, un'esperienza complessiva, e ci si rifà continuamente Di alla che stanno parlando? lettura più ampia di quella della lettura o dell'esercizio. Ma non solo questo, è un'unità di un sapere elementare che pur nella varietà e nella specificità anche dei percorsi disciplinari, mantiene però una unità di proposta, di senso e anzi anche l'affronto di una disciplina o di un argomento ha sempre presente il tutto in cui si inserisce, che è l'esperienza conoscitiva, ma ancora di più è l'esperienza iniziale di un bambino. Quindi unità, senso e unità sono due elementi che determinano poi la forma anche del testo, anche nella sua, diciamo, caratteristica grafica e direi la composizione quasi anche del volume. L'altra sottolineatura che vado velocemente a fare per lasciare poi gli insegnanti a introdurre i testi è questa seconda parte della frase: un adulto che prende per mano il bambino. Rigotti, da grande linguista e glottologo qual era, cioè, affermava col termine tedesco che esiste proprio accompagnare per mano, che in italiano non c'è. Due soggetti, il maestro e il discente, l'adulto e il bambino in una relazione in cui l'adulto si assume la responsabilità di indicare, di consegnare, di proporre, correggere, orientare, ma insomma con questo termine accompagnare vuol dire che lui stesso sta camminando, lui stesso si muove, si coinvolge. Dare la mano è quasi un gesto fisico nel rapporto, un'implicazione. E accompagna un bambino che a sua volta deve muoversi, che è un soggetto, che ha un pensiero, che ha delle capacità e che è stimato, apprezzato per queste capacità. Non è semplicemente qualcuno a cui assegnare delle cose. E questo libro, è fatto, tenendo conto di essere un sostegno, un supporto, un'offerta di materiale, anche una guida al maestro e al ragazzo, ma come, qualcosa che segna la strada, che indica delle tappe, ma per una strada che è totalmente poi affidata al maestro che la conduce e che fa sì che il cammino del bambino avvenga attraverso questa scoperta che è la sua reinvenzione, la sua appropriazione, la sua avventura umana e conoscitiva. Ecco, queste sono, direi, quasi delle premesse che dicono, però, dell'orientamento che è macroscopico, diciamo, che è contenuto nella proposta. Due sottolineature, ma sono proprio due accenni perché poi verranno svolti. Direi quasi se il primo poteva essere il senso, il metodo, questo sul contenuto. Allora, questa proposta è anche storicamente è nata, ha preso forma dalle raccolte antologiche. Non è casuale. La centralità della lingua nell'insegnamento elementare
e la centralità del testo, che sia quello narrato, orale, pa del parlato della maestra o quello appunto del testo letterario, è l'occasione di fornire questo bagaglio e questo contesto in cui si svilupperà anche la capacità linguistica del ragazzo. E l'altra sottolineatura è che il contenuto è sempre presentato con l'attenzione a proporre un metodo. Impara con metodo e un metodo. Il metodo tiene conto della specificità del contenuto. Sicuramente quello che si vuole apprendere determina anche il metodo. Ma la strada maestra semplice, se vogliamo, naturale per il bambino, ma che va come costantemente educata e rafforzata perché diventi metodo, è la domanda. Dalla curiosità alla ricerca, la domanda che permette di conoscere, di sapere di più, la domanda che permette di capire, quindi di apprendere, la domanda che diventa riflessione, domanda anche a se stessi, come immedesimazione, come paragone, e domanda che è anche ricerca, ricerca aperta, appassionata a scoprire. Il libro si chiama La scoperta del mondo e per dirla con Saint-Exupéry, anche ciò che è magari invisibile agli occhi subito, ma che permette quel cammino che è il cammino di ogni uomo. Mi fermo qua con la disponibilità e l'interesse di intervenire poi su delle domande specifiche anche su queste affermazioni così, diciamo di fondo che mi sono permessa di fare. Grazie. Parto. Lascio la parola a Giulia Brizio, che produce sulla prima elementare. Buon pomeriggio a tutti. Oggi ci troviamo per raccontare cosa sono, come e perché sono nati i libri che compongono il percorso alla scoperta del mondo. Io in particolare proverò appunto a presentare il libro della classe prima, Fieri di saper leggere, dandovi piccoli accenni sia come insegnante che lo usa, quest'anno peraltro in classe prima, sia a partire dal contributo che ho desiderato e provato a dare alla costruzione di questi libri negli ultimi anni. Innanzitutto, che cos'è il libro per il bambino e per la maestra? La prima premessa da fare è che l'esperienza conoscitiva che avviene soprattutto in classe prima è molto, ma molto di più rispetto a quello che si può trovare nel testo. Ci sono canti, ci sono giochi, c'è la manipolazione, esperienze corporee. Quindi l'esperienza di un bambino non può essere tutta raccolta nel libro, sarebbe riduttivo. Cosa contiene allora se non coincide col tutto che accade? Questo è un libro nato dal desiderio di raccogliere, di avere e di dare spunti ordinati e quotidiani rispetto ad alcuni argomenti e ambiti che si possono sviluppare da settembre a maggio. Ah, questo sussidio consente sia di far esercitare i bambini, sia di trarre spunti di lavoro e di metodo da svolgere in classe sul quaderno. È formato da un libro di lettura, da un eserciziario, un quaderno per imparare a scrivere in corsivo, un sillabario e alcune risorse online. Il libro di lettura, che si chiama Fieri di saper leggere, offre un'abbondanza di letture ricche, d'autore e non, che scandiscono sapientemente il ritmo dell'apprendimento e accompagnano il lavoro. È vero che in prima prevale l'aspetto della decodifica, dell'imparare a leggere, ma non possiamo dimenticare il desiderio che ci sia sempre un senso da offrire ai nostri alunni e che l'esperienza della lingua possa essere ricca e reale. Un bambino, se ci pensate, infatti, quando impara a parlare, non usa solo le sillabe, ma parole che sono dense di significato. Il libro ha un ordine che segue lo svolgersi dell'anno, delle stagioni, delle diverse ricorrenze ed è il più possibile legato alla vita di un bambino, a ciò che può interessare accadere a lui.
il litigio con un amico, un fratellino che nasce. Parte dalla parola per passare alla frase fino ad arrivare a un intero branetto. E le letture proposte hanno una sequenzialità che accompagna i tempi di apprendimento del bambino, perché ci sono 49 letture in stampato maiuscolo per la prima parte dell'anno, oltre a 35 frasette sul libro delle discipline con i suoni che vengono man mano imparati. Invece la presentazione delle prime pagine in stampatello minuscolo coincide più o meno col mese di gennaio e l'arrivo dell'inverno. Alla fine del libro vi è anche una sezione dedicata alla riflessione sulla nostra lingua che riguarda i nomi e gli articoli, nonché alcune regole grammaticali, ponendo sempre l'attenzione al suono e al senso, ma senza avere la pretesa di esaurire questi argomenti. Vi propongo tre letture come esempi. Il primo è il racconto della fata autunno che ha perso la voce. I bambini, per aiutarla, decidono di offrirle dei biscotti a forma di vocali che contengono dello sciroppo per la gola. Questa è l'occasione per manipolare, per provare a riprodurre con le mani la forma delle vocali, allenarsi, memorizzare, ma dentro un contesto per loro significativo e stimolante. Non è l'unica proposta di racconto orale che troverete. Ci sono sia indicazioni che possono introdurre i bambini al racconto orale, sia alcuni suggerimenti preziosi per la maestra, fiabe e libri che si ritengono particolarmente di valore da leggere insieme in classe. Il secondo esempio. A scuola, tutti i giorni, in svariati modi, compiliamo il calendario, che giorno è? Il meteo, qualcosa di bello che accade da ricordare. Ecco che la lettura parla di noi. Anche noi lo facciamo, esclamano i bambini. Parla proprio di loro. Questo brano è anche un esempio di come nel libro siano contenuti degli aspetti predisciplinari. Il tempo, le parti del giorno, la settimana, come cambiano l'ambiente e la natura a seconda della stagione, senza però essere codificati in modo sistematico. Queste letture quindi potrebbero essere un punto di partenza o di accompagnamento rispetto a ciò che accade e aprire così a vari percorsi. Il terzo esempio riguarda Plop, il protagonista del gufo che aveva paura del buio. Leggere il testo e il lavoro proposto hanno creato in classe l'occasione per riflettere, per condividere insieme le paure di ognuno, chiuderle poi in una scatola nera come la paura e il buio e successivamente trovare il coraggio per affrontarle e scoprirci tutti capaci e argomentosi. Il secondo sussidio, si chiama Fieri di saper leggere, scrivere e contare, è uno strumento preziosissimo nelle mani della maestra. Alcuni accorgimenti grafici favoriscono da subito l'orientarsi del bambino tra le diverse pagine. Sono le fasce colorate che suddividono le tre sezioni. Nella prima parte sono contenute una serie di giochi e esercizi di pregrafismo, che a partire dal macro passa dalla ripetizione di alcuni segni senza dare riferimenti, ma esercitando gli aspetti visivi, alto e basso, curvo e rettilineo. Infine viene proposto un apprendimento dello stampato maiuscolo con un suo rigore, ma ancora libero. Questa sezione serve per iniziare le prime settimane di scuola, aiutandoci nella postura, nell'impugnatura e nei primi segni grafici. Vai avanti ancora, scusa Stefania. Sono uno spunto da cui la maestra può trarre una proposta molto più ampia, a livello motorio, pittorico, ludico, linguistico, da riprendere poi da soli sul libro. La seconda sezione è dedicata all'apprendimento della lettoscrittura. In dotazione a ogni bambino è fornito anche un sillabario, perché ognuno possa giocare e provare a comporre parole con i suoni che pian piano conosce. Si parte dalle vocali, per poi passare alle sillabe e infine ad alcuni suoni difficili e alle parole originali, che verranno poi riprese in classe seconda. Chiamiamo alcune parole originali perché non siano guardate come eccezioni, come stranezze, bensì come parole che hanno una singolarità dovuta proprio alla loro origine.
L'impianto di metodo della lettoscrittura è quello fonosillabico e si è scelto di usare innanzitutto lo stampato maiuscolo. Se osserviamo le due facciate dedicate alla T, si possono notare le molteplici tipologie di esercizio per favorire l'apprendimento. Scrittura, riconoscimento, lettura di parole e eventuali divisioni in sillabe, composizione di parole con i suoni in oggetto, lettura e verifica della comprensione attraverso la richiesta di illustrare le frasi lette. È chiaro che una proposta del genere si presta a essere suddivisa in più tempi. Questo non è un punto da cui partire. Sappiamo benissimo come sia particolarmente fruttuoso legare l'apprendimento di un suono a una parola significativa immersa durante un'esperienza vissuta insieme e poi in un secondo momento consolidare e verificare quanto appreso attraverso esercizi simili a quelli qui proposti. Quindi il libro e gli esercizi non vogliono sostituire il lavoro della maestra e la proposta di significato che avviene in classe. È una proposta però adeguata per il lavoro personale autonomo del bambino da un lato, e d'altro canto l'insegnante può prendere spunto da alcuni esercizi per proporre e approfondire un contenuto nuovo. Non da ultimo, da qualche anno, è disponibile anche il quadernino del corsivo, che mira a disegnare le lettere perché la scrittura possa essere veloce, fluida, senza interruzioni non necessarie e quindi efficace. Questo quadernino, che andrebbe iniziato al rientro delle vacanze di Natale, aiuta anche ad educare a questo percorso. Il bambino ascolta la voce della maestra che racconta il gesto, mentre la osserva con attenzione. Poi si mette in azione e prova a rifarlo con pazienza e con cura. Ci tengo infine a menzionare alcune risorse che si tendono a dimenticare. Innanzitutto il libro è accompagnato da una breve guida per l'insegnante che aiuta ad essere introdotti a livello metodologico. Online si possono poi trovare le registrazioni audio e gli spartiti dei canti citati, i racconti orali che la maestra può offrire ai bambini, l'alfabetiere da attaccare in classe e alcune tabelle riassuntive utili come memorandum. Come diceva la signora Renata nell'introduzione, dice Stevenson, il mondo è così ricco di tante cose che ognuno è uno sceicco in un giardino di rose. Anche questi libri contribuiscono a chiamare i bambini a puntare lo sguardo sulla realtà e aiutano a fornire le capacità strumentali per iniziare a leggerla. Grazie Giulia, direi a Marta di proseguire sulla seconda, evidenziando, come ha valutato di fare, l'aspetto appunto linguistico. Va bene, buon pomeriggio a tutti. Anch'io parlo in qualità di insegnante, che quest'anno non solo ha, diciamo, goduto della ricchezza di questi testi come partecipante alla stesura di questi testi, ma quest'anno, essendo in una classe seconda, ne ho proprio riscoperto nuovamente, insomma, questa ricchezza in maniera inaspettata. I due volumi che riguardano la classe seconda sono intitolati Il ritmo delle stagioni. Ci sono presenti due volumi, il primo volume che è dedicato alle letture e il secondo volume invece che è dedicato a quelle che sono le discipline. La ricchezza e la varietà della proposta di questi due volumi è visibile anche semplicemente prendendo dei dati numerici. Io ho provato a mettere in una tabella quelli che sono solamente i numeri legati al testo della lettura. Innanzitutto, la cosa che più compare agli occhi è la varietà dei linguaggi che sono contenuti all'interno di questo testo delle letture. Ci sono ben 98 brani narrativi, ci sono 21 filastrocche poesie e ci sono anche 16 proposte musicali e 7 proposte artistiche.
Tutte queste sono racchiuse all'interno di sei sezioni, quattro che sono le quattro stagioni, e una sezione dedicata al sé e agli altri e alle storie fantastiche. Emerge, vi è poi una parte finale, come era già nei volumi di prima, dedicato ai consigli di lettura per gli insegnanti, e una parte legata alla riflessione linguistica. A questi numeri si aggiungono poi tutte quelle che sono le risorse online che troviamo come per i volumi di prima, anche per i volumi di seconda. Volevo sottolineare questa ricchezza attraverso il numero, ma questa ricchezza che ha condotto il nostro, anche il modo di lavorare per creare questi testi, emerge anche dalla frase, come diceva prima la signora Renata, che compare nelle copertine di entrambi i volumi. C'è una frase di Floreschi che dice proprio questo: per chi cammina, per chi passeggia, è importante camminare, non solo arrivare. Se gli interessa una pietra, un albero o una farfalla, si ferma per guardarli più da vicino, con più attenzione. Io credo che questa espressione traspare tutto quello che è l'essere e il desiderio del bambino della classe seconda, che è un bambino che finalmente esce da sé, che è caratterizzato da una grande curiosità e che è come se scoprisse nel suo cammino il mondo che lo circonda, ma è come se lo vede come se fosse la prima volta. Questo è indice anche del modo con cui un bambino in seconda apprende, perché è un bambino che impara incontrandosi con la realtà. Tante sono ancora le esperienze di conoscenza diretta con cui il bambino impara, senza di quelle è come se non ci fosse un vero apprendimento significativo. E tutta questa visione che ha guidato la scelta anche dei testi che per esempio sono contenuti nel volume di lettura. I testi che ci sono qui sono testi che appunto vogliono accompagnare, vogliono guidare e sostenere l'incontro con la realtà del bambino. Ma qual è lo strumento che utilizza il bambino? È proprio quello della lingua. Ci sono dei brani che favoriscono il naturale passaggio di interesse dal sé alla realtà che lo circonda. È come se invitassimo attraverso il brano, attraverso la lingua, a incontrare la varietà della bellezza della natura. Ci sono tantissimi brani invece che invitano a guardare il vivere quotidiano, quindi la caduta di un dente, la lezione di nuoto, come per riscoprire ciò che loro vivono. Ci sono dei brani dedicati alle relazioni personali, che quindi attraverso una lettura è come se un bambino riscoprisse ciò che lui vive quotidianamente nel rapporto con un adulto e nel rapporto con i suoi pari. E infine ci sono numerose storie fantastiche, che quindi aprono il bambino e il suo aspetto creativo e al mondo della fantasia. Questi contenuti sono tutti organizzati all'interno del libro delle letture secondo il ritmo delle stagioni, quindi in un tempo e in uno spazio. Guardando più da vicino questo libro di lettura, si nota come il ritmo però non è solo quello delle stagioni, cioè è come se il ritmo diventa un metodo, cioè diventa parte del libro stesso. Quindi questo ritmo è ben scandito dalle sezioni colorate, da un'impaginazione che è chiara e semplice e che aiuta la lettura, la comprensione e l'autonomia dei bambini. Per esempio, in didattica a distanza, dire andiamo nella sezione verde della primavera, per tanti bambini in seconda è stato molto utile. Il ritmo c'è anche all'interno di ogni sezione. Per esempio, questa è la prima pagina della sezione della primavera. Vedete fin da subito che c'è come un insieme di linguaggi completamente diversi che presentano lo stesso fatto. Allora c'è una primavera espressa con poesie, con canzoni, attraverso una proposta artistica, con delle foto. Insomma, è come se il ritmo diventa un metodo che poi ogni insegnante può scegliere, può fare proprio, può adeguare anche ai bambini che ha di fronte. Questo ritmo traspare anche nella scelta dei brani. In ogni sezione ci sono brani brevi
che quindi possono favorire l'insegnante nell'insegnamento della strumentalità del leggere, che in seconda viene sempre di più rafforzato. Quindi sono letture che possono invitare poi alla riflessione ortografica, possono aiutare all'espressività, alla pronuncia dei suoni delle parole corrette. Poi andando avanti ci sono brani invece che sono più lunghi e ci sono anche brani d'autore. In questo caso l'incontro con questi brani favorisce, potrebbe favorire un lavoro sulla comprensione del testo, sia con domande chiuse che con domande aperte, ma favorisce soprattutto un incontro con un registro linguistico che per un bambino di seconda è nuovo, ma allo stesso tempo lo incuriosisce tantissimo. Proprio questa importanza alla parola e al linguaggio emerge dal fatto che quasi tutte le letture contenute hanno una ricerca lessicale. Una ricerca lessicale in cui si procede per sinonimi, cioè c'è un vocabolario per sinonimi. Ci sono anche delle attività, vengono proposti per esempio dei giochi lessicali, che permette al bambino di memorizzare la parola, comprenderla di più ed arricchire poi il suo bagaglio. Ci sono proposte di scrittura, come se la parola che è stata letta diventa all'interno di queste proposte di scrittura una parola che adesso può raccontare di sé, della propria esperienza. Sono proposte di lettura, di scrittura a carattere narrativo, che invitano a una scrittura personale, a una riflessione di sé e sulla propria esperienza. Come avevamo già visto un po' nei primi libri della prima, anche qui il bambino parte sempre dal raccontare sé e la sua esperienza, ma questa volta è come se la sua esperienza riacquista un valore nuovo perché la può raccontare scegliendo la parola adeguata e può raccontarla agli altri. Da ultimo, nel libro di lettura c'è appunto questa sezione dedicata al consolidamento dell'ortografia e la riflessione grammaticale e linguistica. È come se in quest'ultima parte le parole che tanto si sono scoperte e ci hanno guidato nella conoscenza della realtà si conoscono anche nelle loro regole e nel loro uso corretto. Da ultimo vorrei fare un piccolo confronto o no, andare a sottolineare ciò che unisce i due volumi, quello di lettura a quello di discipline del ritmo delle stagioni. In entrambi traspare, come diceva prima anche la signora Rava, una visione unitaria della realtà. È un percorso unico che è finalizzato a conoscere, a guadagnare una parola e a denominare tutto. Vi è una sorta di interdisciplinarietà. Per esempio, in questa diapositiva si vedono due pagine del testo di lettura. Sta parlando dell'acqua. Allora c'è l'acqua che compare come un indovinello, l'acqua che compare all'interno di una proposta musicale, di una proposta di arte, attraverso una filastrocca, ma lo stesso termine, il conoscere l'acqua attraverso la lingua, attraverso la parola, si approfondisce nel testo delle discipline. Infatti, nella diapositiva successiva si vedono invece due pagine che affrontano lo stesso tema, cioè quello dell'acqua, secondo una visione che è del tutto disciplinare. Cioè, lo stesso tema, finalmente, quella realtà acqua che era stata incontrata attraverso una lettura, viene denominata, viene compresa sempre di più attraverso un linguaggio corretto, attraverso la parola giusta, attraverso il metodo che è quello della disciplina. Nelle discipline, quindi, la parola acquista un valore specifico. Acquisire una parola legata, per esempio, in questo caso, ai solidi, qualifica l'esperienza diretta di conoscenza che ha fatto quel bambino. Quindi il bambino denomina e conosce ciò che ha davanti. Lo stesso, per esempio, questa è un'esperienza che è raccontata sempre nel testo delle discipline, da un incontro dei bambini con le foglie,
anche che avviene attraverso un'esperienza concreta, ma che avviene anche nel testo delle letture, con il racconto delle foglie, dentro il testo delle discipline si denomina, cioè si conosce di più quell'esperienza che ho fatto, io conosco di più ciò che ho vissuto, ciò che ho scoperto fermandomi a osservare, come dicevamo prima. Io credo che la ricchezza di questo libro di seconda sia proprio in questo, cioè nel dare un sapere unitario che pian piano si differenzia nelle discipline e ognuno porta il suo linguaggio, ma permette a tutti di denominare e narrare ciò che vivono e quindi conoscere. Grazie a Marta, che tra l'altro è insegnante nella scuola statale. Lo dico perché i libri nascono nelle scuole paritarie, libere, e quindi con un'anche disponibilità sicuramente di utilizzo maggiore, ma consapevolezza di un insegnante permette pian piano di fare delle scelte anche secondo la propria, diciamo, impostazione didattica ed educativa. Grazie Marta. Avviciniamo a questi due libri dalla parte del percorso di matematica, un percorso logico-matematico, i numeri, sistematizzare questa esigenza che l'uomo ha di ordinare la realtà sotto quest'altra forma. Lascio la parola a Giuliana Limonta, dirigente del Collegio della Guastalla. Grazie Renata, buon pomeriggio a tutti. A me spetta il compito di ripercorrere la proposta di lavoro nell'ambito logico-matematico. E riguardando questi due volumi alla scoperta del mondo, è emerso che l'attività di matematica nei primi 2 anni è legata a una proposta esperienziale, una proposta manipolativa. E questo è necessario perché dall'ambito concreto si passa in modo graduale e consapevole a quello astratto. Inoltre, questi due testi offrono la possibilità di rilancio del lavoro degli insegnanti. Ci sono tanti spunti come affrontare gli argomenti. E agli alunni è data la possibilità della continuità di un lavoro iniziato in classe, e poi ripreso o da soli a casa o a scuola. Faccio anche una nota tecnica. Le pagine sono di carta e non di carta patinata, e quindi si scrive facilmente in matita grafite. E gli argomenti sono organizzati in modo semplice, quindi i bambini sono portati a guardare l'esercizio da svolgere senza distrazioni. Vediamolo più nello specifico. Cercherò di far emergere gli argomenti che io ho colto come principali, i numeri e operare con i numeri. I numeri sono conosciuti dai bambini. Dove li vedono scritti? Io personalmente lo vedo scritto in ascensore quando indica il piano in cui si trova il mio appartamento. Tutti i giorni i bambini lo scrivono nella data, scrivono il numero del giorno e l'anno. Oppure nel mio pacchetto di fazzoletti indica la quantità. Ma poi vi è un altro passo importante che è il contare. Come lo uso il numero? Lo uso per contare i gradini della scala, per contare i pastelli che ho nell'astuccio, per contare delle quantità e per capire se c'è tra una quantità e l'altra una corrispondenza bionivoca. Ci sono tra il primo gruppo tanti bambini, tanti bambini quanti nel gruppo della seconda fila.
E poi il lavoro continua sul quaderno, come riflessione. Può accadere che questa corrispondenza bionivoca non ci sia e lascia aperta la possibilità di riflessione del concetto del numero pari e del numero dispari. Ma mettere in ordine è ciò che è caratteristica del numero. Il numero indica l'ordine attraverso il materiale non strutturato. Io posso capire, metto in ordine i bastoncini dalla loro lunghezza, metto in ordine i bastoncini, metto in ordine altri oggetti per la loro grandezza, metto in ordine anche i bambini in ordine decrescente. Il numero dà un ordine, indica un ordine. Ma con i numeri io posso anche operare. Metto insieme delle quantità o tolgo una quantità da una quantità qualche elemento. Partiamo inizialmente dagli amici del 10 in modo concreto. Riprendo il concetto degli amici del 10 sul mio quaderno, ma mi accorgo che poi oltre agli amici del 10 i numeri possono fare tantissime combinazioni. Io uso i dadi, uso le dita delle mani, uso tantissimi concetti, tantissimi elementi concreti, in modo tale che queste azioni diventano sempre più familiari. I numeri non indicano le stesse quantità, si possono confrontare grandezze diverse e ci si accorge che possono essere minori o maggiori. Ma il concetto di minore e maggiore e del simbolo matematico che ne corrisponde può rimanere astratto se non lo si accompagna, o la proposta è quella di accompagnarlo attraverso il personaggio del serpente Gedeone, che di Ovetti è Golosone. E si parte dal concreto, da una filastrocca, da una marionetta, perché aiuta a rendere più familiari i simboli matematici, che se non fossero sorretti, supportati, sarebbero segni astratti, a volte mal compresi. La riflessione sul maggiore e minore si continua sul quaderno e disegnando il serpente metto in evidenza in rosso la sua bocca aperta. Togliendo il serpente rimane il segno. Del maggiore e minore. Si comprende anche il concetto di numero ordinale dell'ordine dei bambini. Infine, vi è tutto il lavoro sul sistema decimale. Il lavoro decimale dedica tanto tempo a fine prima, ma la maggior parte del tempo viene poi dedicata nel primo quadrimestre della seconda. Il valore posizionale di ogni cifra all'interno di un numero è supportato da lavori in cui si raggruppa. Si inizia a raggruppare per 2, per 3, per 4, finché i bambini stessi arrivano a capire che per comodità, convenzione, è meglio raggruppare per 10, anche perché è più facile contare. I miei alunni, quando l'avevano capito, mi dissero: no, vada, ritorni indietro per piacere. I miei alunni, quando l'avevano capito, mi dissero: è più facile contare, perché io dico 10, 20, 30. E allora, come capire il valore di ogni cifra? Si propongono dei lavori come nel paese del 10. 10 macchine non possono circolare da sole e quindi vengono caricate su un camion. In questo modo i bambini riescono a capire il concetto dell'unità, il concetto della decina, il concetto della centinaia, delle migliaia e così via, e capiscono che quello zero non vuol dire che non ci sono unità, ma che le unità sono andate a formare una decina. Il grande lavoro, il grande passaggio della seconda è la moltiplicazione, che non può essere semplicemente ridotta al solo uso delle tabelline. È legata alle tabelline, ma occorre far comprendere ai nostri alunni il concetto moltiplicativo, per cui si usa materiale
strutturato come le unità del multibase, e si chiede ai bambini, dando una quantità, si chiede ai bambini di formare tutti i rettangoli, e si accorgono che vi sono delle righe e delle colonne. E poi si aggiunge anche il verbo, tre colonne ripetute per sei righe. Ma poi capiscono anche la proprietà commutativa. Io posso girare questo rettangolo e posso dire che ci sono sei colonne ripetute per tre righe, e fa sempre 18. Il libro offre tantissimi spunti su questo tema. Poi ci si avvia a un lavoro sulla tavola pitagorica, e si capisce il coinvolgimento di tutti i numeri, ma anche di alcune caratteristiche dei numeri. La tavola pitagorica, a un certo punto del lavoro, i bambini capiscono che i numeri posti in diagonale formano quadrati, li chiameremo numeri quadrati. Oppure ci sono dei numeri come il 2, il 3, il 5, che fanno rettangoli solo nella in orizzontale e in verticale, ma in mezzo non ci sono. Una volta ripetuto questo lavoro della moltiplicazione, si introduce anche la memorizzazione delle tabelline. L'ultimo argomento che voglio riprendere e far emergere è il concetto dello spazio e delle figure. Si inizia dalla geometria solida. Perché? Che esperienza fanno i bambini? Tutto ciò che esiste occupa uno spazio ben preciso, e lo spazio occupato da un corpo non può essere occupato da un altro corpo. Verificare questo concetto è interessante, verificarlo con i bambini è interessante. Si può partire col costruire i mobili della propria camera e sistemarli all'interno di un plastico. Lo si osserva, si capisce che il letto occupa quello spazio, e al posto del letto non posso mettere il comodino, a meno che lo metta sopra. È interessante però far capire ai bambini che, volendo costruire, disegnare una piantina della propria camera, ma come della propria classe, ma come della propria cucina, queste forme lasciano una pianta, e che da una dimensione tridimensionale si passa a una dimensione bidimensionale. E questo permette poi tutto lo studio della geometria, che diventerà sempre più astratta, che con questo metodo, cioè passando dal concreto all'astratto, si crea l'immagine ai bambini. Avviandomi alla conclusione di questo percorso, emerge una questione importante, che i numeri raccontano la realtà, esattamente come le parole la narrano, ed è il linguaggio sintetico dei numeri, è più semplice, e questo metodo del partire dalla realtà aiuta i bambini a non aver paura di quel mondo astratto che è la matematica. E poi è significativo partire appunto dalle esperienze concrete, perché in questo caso il bambino ha una immagine diretta. Grazie. Darei subito in continuità la parola a Letizia Furli, dirigente della scuola primaria Nuova Terra a Bucinasco. Buonasera a tutti, grazie Renata.
Io provo a condividere il mio schermo, spero non ci siano problemi tecnici. Eccoci. Dunque, entro subito nel vivo della proposta. Anche per quanto riguarda l'area matematica, il testo propone un percorso che accompagna e che supporta l'azione didattica e primaria dell'insegnante. Suggerisce un metodo di lavoro che il docente personalizza attraverso la proposta che rivolge alla classe. Scusate, credo ci sia un problema tecnico. Voi riuscite, non mi vanno avanti le opzioni, le slide. Provo a rifare la condivisione. Scusate. Ok. Riprendo appunto, il testo propone un percorso che accompagna e che supporta l'azione didattica e primaria dell'insegnante e suggerisce un metodo di lavoro che il docente personalizza attraverso la proposta che rivolge alla classe. In particolare, osservando le pagine del libro di terza, si può riconoscere un metodo che pone al centro l'agire del bambino, portandolo insieme al docente a mettersi in azione e incontrare i contenuti attraverso la dinamica dell'osservazione, del riconoscimento e della denominazione. Dinamica che, a partire dall'incontro col dato reale, accompagna e sollecita il processo di astrazione di ciascuno. Le pagine dedicate alla matematica sono suddivise in 8 sezioni di aritmetica più una dedicata alla misura e un'ultima riservata alla geometria. Ogni argomento viene introdotto grazie ad alcune pagine contraddistinte da una banda colorata e seguite da esercizi mirati sull'argomento. In queste pagine introduttive, in modo essenziale e sostanziale, vengono presentati i contenuti principali e i passi metodologici più rilevanti. Come potete notare, attraverso questo esempio permane la dimensione esperienziale dalla quale di fatto prende avvio tutto l'argomento. È infatti presente del materiale, in questo caso appunto l'abaco, il multibase e il contatore. È un materiale più strutturato rispetto a quello proposto nelle classi precedenti. È un materiale prettamente didattico e matematico e dunque rappresentativo di un contenuto che è capace di favorire la costruzione del pensiero astratto. Non si usano più perciò materiali, non si propongono più materiali come le macchinine piuttosto che le pepite, ma degli oggetti che hanno un significato matematico ben definito e che propongono e sistematizzano quelle azioni e quei concetti compiuti e sperimentati precedentemente.
Attraverso queste pagine viene dato un nome preciso agli oggetti e alle azioni. Si parla ad esempio di valore, di cifra, di numero, di posizione, si parla di sistema decimale, di equivalenza. Attraverso questa pagina, ad esempio, vedete che viene anche avviato e introdotto qualche elemento essenziale dell'ortografia dei numeri. Come il testo può essere strumento di supporto al percorso del docente? Se guardiamo, ad esempio, le pagine dedicate alla moltiplicazione, nel leggere i problemi che introducono la ripresa dell'argomento, osserviamo parole come combinazioni, ripetizione, piuttosto che schieramento. Le stesse vengono poi identificate con azioni matematiche delle quali la moltiplicazione è rappresentazione simbolica. La ripresa di queste azioni necessita inevitabilmente di un percorso pensato dal docente in classe, al di fuori del libro di testo. Una proposta che dunque aiuti gli alunni a riconoscere come queste parole di fatto siano espressioni di un'azione e di un pensiero gli stessi che sono stati compiuti durante l'ora di lezione e che sperimentano nella quotidianità. Andranno dunque accompagnate da esperienze di combinazione piuttosto che di abbinamento, piuttosto che di ripetizione, perciò sicuramente hanno la necessità di essere di esprimere la sintesi di un lavoro che è avvenuto in classe rispetto a queste tematiche. La proposta può essere accolta non solo come punto sintetico e riassuntivo di un lavoro che è avvenuto precedentemente in classe, ma può essere anche un punto di partenza. Ad esempio, lo schieramento può divenire il punto di partenza attraverso cui avviare la rappresentazione più astratta della moltiplicazione. E perciò riprendere lo schieramento, come parlava, diceva, accennava prima Giuliana, e arrivare quindi alla rappresentazione dei quadrati e dei rettangoli, fino ad arrivare al decanonio che viene proposto all'interno del testo e che è la sintesi appunto di questa rappresentazione delle tabelline e della moltiplicazione attraverso i quadrati e i rettangoli, e che può essere strumento attraverso il quale affrontare in classe poi le moltiplicazioni a due cifre, prima grazie alla visualizzazione di quadrati e di rettangoli e poi attraverso invece la sintesi di queste azioni attraverso l'operazione e l'espressione, fino ad arrivare al vero e proprio algoritmo, che a questo punto sarà denso di significato. Un altro aspetto importante che mi pare utile sottolineare è il fatto che i contenuti spesso vengono suggeriti attraverso note o domande che aiutano l'alunno ad attivare il pensiero e a strutturare il suo ragionamento. Non sono presenti definizioni, ma piuttosto osservazioni che accompagnano il riconoscimento degli elementi e la loro denominazione. Ad esempio, nell'introduzione alle proprietà delle operazioni, osservando questa pagina, noteremo che non vengono elencate e non vengono neppure nominate come tali, ma si avvia appunto un processo di riconoscimento delle stesse proprietà. Se nello specifico focalizziamo la nostra attenzione sul colore arancione, si riconosce come 2 per 7 fa 14 e 7 per 2 fa sempre 14. Viene perciò descritta questa azione di riconoscimento attraverso la tabella della moltiplicazione fino ad arrivare appunto al riconoscimento di ciò che abbiamo osservato, senza però definire a priori quella che è la proprietà
della moltiplicazione. Questa dinamica di coinvolgimento e di attivazione del pensiero del bambino prevale anche nella proposta dell'esercizio, dove troviamo una certa varietà di consegne che spesso diventa spunto anche per l'invenzione, la creatività del docente nella proposta degli esercizi. Molto ricca e varia è anche la proposta legata all'affronto del problema. Anche qui troverete una pagina introduttiva di definizione del metodo. In questo caso però come oggetto di interesse non viene posto un contenuto, ma piuttosto una pianificazione strategica del proprio agire. Attraverso una sorta di alert e di promemoria, vedete, attento ai dati, attento alle operazioni, eccetera, si suggerisce all'alunno la necessità di una modalità operativa che gli permetta di affrontare in modo efficace il problema. Innanzitutto si parte dal riconoscere il problema come un testo. Il problema è la descrizione di una situazione dalla quale emerge una domanda o dove è presente un disequilibrio da risolvere. Come tale va innanzitutto incontrata, indagata e compresa nei suoi elementi, quelli certi e quelli problematici. Come? Innanzitutto attraverso dei passi chiari e conseguenziali. Indago il testo, raccolgo i dati e individuo la domanda. Di seguito comprendo quale operazione sintetizza in termini matematici l'azione descritta all'interno del testo e da ultimo verifico che il mio percorso e la correttezza delle azioni compiute sia tale. Vedete che accanto a questo schema d'azione, potremmo dire, è presente un approfondimento operativo che guida l'alunno a riflettere su come raccogliere i dati e su come riconoscere quelle azioni che stanno sotto appunto all'operazione, alla scelta dell'operazione. Anche in questo caso la proposta non è esaustiva, ma introduttiva a un certo modo di incontrare e di risolvere le situazioni problematiche aiutati dall'aritmetica, dunque con un metodo matematico. Anche qui a seguire vi è una ricca raccolta di testi, di problemi che sono raggruppati per tematiche, alcune di contenuto, altre proprio più di metodo, ok? Perciò i problemi a tappe piuttosto che i problemi con i dati nascosti e via dicendo. Prima di concludere faccio solo una piccola osservazione rispetto alla proposta dell'ambito di geometria. Nel testo sono suggerite delle esperienze nelle quali l'alunno viene accompagnato a riconoscere gli elementi principali della geometria. Le linee, l'angolo, il poligono. Sono attività che propongono azioni concrete che favoriscono la costruzione di immagini mentali e di concetti, sempre appunto secondo la dinamica dell'osservazione, del riconoscimento della denominazione. Ad esempio, le linee possono essere introdotte attraverso le piegature. Osservo la mia azione mentre piego un foglio, riconosco la traccia che viene lasciata sul foglio, magari appunto la ripasso anche col pennarello e la nomino. Quindi trovo un nome rispetto a questa realtà che ho innanzitutto osservato e riconosciuto. Grazie per l'attenzione. Grazie a Letizia che ci ha introdotto alla terza, perché evidentemente c'è un bel passaggio tra i primi due anni e quella che è una proposta più articolata, sistematica e anche che fa leva su delle rappresentazioni mentali, se non si può ancora parlare magari proprio di astrazione, della terza. E su questo invito Marta, che
si presenta lei perché è polivalente e ci presenterà il percorso di terza sull'impianto sia della, diciamo, dell'antologia e della grammatica, che appunto in terza diventa significativa, e l'approccio alle discipline. Marta Fritz, di Lecco. Grazie, ti ringrazio del polivalente, diciamo che sono soprattutto una maestra per la formazione, per l'esperienza di questi anni e poi insomma da cosa nasce cosa e anche il lavoro con te. Innanzitutto grazie per la pazienza, a me è il compito di concludere questo momento di presentazione, avrete capito dagli interventi delle mie colleghe di prima che questo libro, il punto di forza maggiore di questo libro è che ci regala un metodo a noi insegnanti e agli alunni che lo utilizzano. Vi accorgerete, prendendolo in mano e lavorandoci giorno dopo giorno, di tutta la ragionevolezza nella scelta di ciascuna pagina, nella stesura di ogni esercizio e nella proposta che fa. E proprio per il lavoro da cui è nata questa ricchezza. Non è un libro perfetto, ma è pieno di ragioni ed è uno strumento prezioso per tutti gli insegnanti che lo prendono in mano con il desiderio di capirlo. Se le prime due classi nella scuola primaria, come ci diceva Renata adesso, mirano all'acquisizione delle abilità di base, la terza è la classe in cui sempre più precisamente si sviluppa il rapporto tra il bambino e la realtà, che avviene attraverso il linguaggio, e si introduce in modo più sistematico il lavoro di conoscenza che necessariamente è mediato dal linguaggio scritto. La cura della parola, del senso, l'acquisizione e lo sviluppo del lessico sono decisivi in questa fase nella comprensione e nella comunicazione di ciò che il bambino impara. La lettura è un modo per incontrare la realtà, il dato, e l'incontro, pur mediato dal linguaggio, è un incontro. Cosa proponiamo allora di leggere? Cosa incontriamo? Incontriamo l'uomo, l'altro, l'esperienza umana possibile, ciò che accade della realtà e allo stesso tempo la realtà naturale e del mondo che è buona, originale e significativa. Nella scelta della lettura la forma però non può essere staccata dal contenuto. Il testo letterario è il testo paradigmatico, è l'esempio posto al bambino. Da qui la scelta e il desiderio di dare testi d'autore che fossero il più possibile unitari e completi. La cura del lessico, della struttura sintattica non sono secondari e diventano familiari al bambino. L'antologia della classe terza è divisa in 7 sezioni, circa 80 il numero dei brani proposti che variano per tipologia e argomento, ma che tengono presente il desiderio di proporre qualcosa di elevato ai bambini. Accanto ai brani vi è la proposta di più di 20 poesie, sempre con contenuti inerenti alle diverse sezioni, e la raccolta di alcuni canti e lavori di immagini, perché sappiamo bene che il bambino impara con la mente, con il cuore e con la mano. È nel testo che il bambino rintraccia il lavoro da trattenere. La crescita di coscienza nella lettura diventa aiuto e spunto per la stesura del testo scritto, metodo per l'insegnante che si accosta all'antologia. La testualità mette a tema anche argomenti tratti da un brano e da qui l'importanza di ciò con cui ci si paragona. Anche le comprensioni del testo offerte sono di vario genere e indicano come poterne proporre di nuove, costruirle, partendo proprio dalle tipologie diverse offerte. Domanda aperta, sottolinea nel brano e spiega, crocette, completa la frase, vero o falso, disegna tenendo conto delle informazioni. Accanto alla scelta dei brani e degli esercizi che riguardano la stesura del testo e le comprensioni, sta la parte della grammatica. Vai avanti di una, Stefania, grazie. In modo preciso e sistematico offre un metodo di lavoro, non solo agli studenti, ma innanzitutto agli insegnanti. È suddivisa in 4 sezioni: ortografia, morfologia, sintassi e punteggiatura. Più di 160 gli esercizi proposti che possono essere utilizzati in modi diversi per il compito, per la spiegazione e come esempio agli insegnanti per la costruzione di nuovi esercizi. Nel testo non si parte mai dalla definizione, perché la definizione è una conquista.
Il bambino utilizza già tutte le categorie grammaticali. Il compito dell'insegnante e il metodo sotteso al testo è quello di portare il bambino dall'uso inconsapevole all'uso consapevole. Come vedete in questa pagina proposta, c'è un breve testo in cui sono evidenziati gli articoli. I bambini usano già gli articoli in modo corretto il più delle volte, ma senza sapere a quale categoria grammaticale appartengono. Dopo averli riconosciuti nel loro uso, vengono messi in tabella. Solo alla fine viene data la definizione. L'articolo è quella parola che accompagna e concorda con il nome. Il significato della parola concorda è già esperienza per il bambino dalla classe precedente e qui viene ripresa perché vi è una ricorsività in tutto ciò che si propone, nel genere maschile o femminile, nel numero. Anche gli esercizi sono strutturati in modo che il bambino diventi sempre più consapevole di ciò che sa e impara. Le azioni che vengono fatte attraverso gli esercizi sono classificare, perché si possa passare dal concreto all'astratto. Qui ci sono tre esempi di esercizi: completa le frasi con gli articoli mancanti e poi dividi gli articoli che hai inserito in una tabella sul tuo quaderno, oppure riscrivi i nomi al posto giusto, oppure lavora come nell'esempio, cioè mettendo una crocetta accanto alla categoria del nome. L'altra azione è quella di sostituire perché si abbia maggiore consapevolezza d'uso. Sostituisce ai nomi comuni e propri scritti in corsivo il pronome personale corrispondente, oppure quando il verbo essere è da solo, di stare, trovarsi, esistere, trascrivi le frasi sul quaderno e sostituisci al verbo essere un verbo che abbia lo stesso significato, oppure esplicitare, perché siano chiare le ragioni e non si impari a... Leggi e comprendi le frasi, sottolinea gli aggettivi con il loro nome, rifletti che compito hanno gli aggettivi che hai trovato, oppure l'altro esercizio, riconosci e sottolinea gli aggettivi e il nome a cui aggiungono qualcosa. Prova a spiegare cosa dicono quegli aggettivi del nome a cui si riferiscono. Un'altra parte fondamentale del testo è la presentazione delle discipline. Faccio solo un breve accenno a questa parte e vi invito a collegarvi il prossimo venerdì alla presentazione dei sussidiari di quarta e quinta, dove ci sarà un momento più preciso dedicato alle discipline stesse. Oggi faccio solo un breve accenno, avendo sempre a cuore di lasciarvi intuire il metodo che sottende anche alla stesura di queste pagine, che hanno cura che ciascuna disciplina possa conservare la sua caratteristica e quindi il suo metodo. Storia, geografia e scienze sono la possibilità di addentrarsi con uno sguardo più profondo in aspetti della realtà che nei primi due anni della scuola primaria il bambino ha vissuto in modo più esperienziale. La conoscenza dalla terza non è più solo mediata e favorita dall'incontro diretto con l'oggetto, ma anche dall'incontro con il testo scritto. Naturalmente nella scuola primaria la trasmissione dei contenuti avviene tramite l'insegnante, ma è importante abituare i bambini a riferirsi al testo. L'impaginazione dell'antologia agevola il riconoscimento degli elementi significativi da ricordare. Titolo, paragrafo, immagine, parola chiave. Il metodo è quello di una rigorosa narrazione nella parte di storia. Il racconto, seppure in questo caso riferito al veramente accaduto, affascina i bambini per lo stesso andamento delle storie, inizio, svolgimento, fine. Il testo non vuole essere esaustivo, ma è strutturato in brevi paragrafi ai quali il bambino si può accostare per riprendere e fissare quel che l'insegnante in modo più ampio gli ha raccontato, perché la narrazione è il primo momento di studio. L'osservazione e la lettura del titolo, che spesso è formulato con una domanda, diventa occasione per suscitare la curiosità del bambino. L'osservazione delle immagini, la lettura della didascalia sono di aiuto alla comprensione,
ma anche possibilità di soddisfazione a quella naturale voglia di scoprire insita nel bambino stesso. Efficace anche chiedere al bambino testi di medesimazione per verificare le conoscenze, mantenendo uno stile narrativo e favorendo il pensiero e la sua linearità. Qui, per esempio, si chiede al bambino di immaginare di entrare in un villaggio del Neolitico. La parte di storia prende avvio dalla presenza dell'uomo sulla Terra ed è presentata con una particolare sottolineatura dell'identità dell'uomo in ogni tempo, del suo desiderio religioso, la sua dimensione artistico-sociale, la capacità di costruire e manipolare la realtà. Da qui anche la scelta di presentare in terza le grandi civiltà fluviali. L'esposizione orale si favorisce consegnando ai bambini alcune domande che sono presenti nel testo. La tipologia di esercizi proposti anche in questa parte è varia e ha a che fare con fonti iconografiche, testi, disegni. Sappiamo infatti che le immagini sono elementi di memoria per verificare quanto appreso. Per quanto riguarda la geografia, ricordiamo che lo scopo è quello di conoscere, descrivere e rappresentare gli elementi naturali e antropici dello spazio circostante o di un paesaggio, cogliendo i rapporti tra l'uomo e l'ambiente e le trasformazioni che in esso avvengono nel tempo. Per quanto riguarda la rappresentazione di uno spazio, si passa da forme rappresentative soggettive a forme simboliche sempre più generalizzabili fino a giungere al linguaggio simbolico geografico. Lo sviluppo del linguaggio simbolico avviene parallelamente a quello linguistico e le pagine del testo sono strutturate in modo che il bambino sia agevolato nell'imparare il linguaggio specifico della materia. La conoscenza scientifica invece è apertura verso la realtà naturale. Con la scienza si incontra il mondo della natura. Punti irriducibili per incontrare la natura sono osservare, cioè guardare il mondo com'è, rilevandone aspetti globali, per esempio la forma, identificare, ossia dare un nome a ciò che si vede, e classificare, ossia ordinare, secondo un criterio. Grazie. Grazie Marta per l'incidenza e la precisione della tua comunicazione e ringrazio evidentemente non solo le persone che sono intervenute ma tutte quelle che con molta attenzione hanno continuato a seguirci per questa ora abbondante. Non sono arrivate delle domande, se ce ne fossero vi prego di farlo subito attraverso la chat, la possibilità di inserire qualche ulteriore precisazione. Però così, intanto do qualche proprio veloce avviso, la possibilità di avere i saggi, proprio anche cartacei, se qualcuno lo desidera, tramite potete richiedere a Itaca Scuola, adesso Elisa vi dà eventualmente la comunicazione in merito. E poi ci sono come due aspetti su cui questo libro è continuamente in costruzione, proprio perché ha alle spalle, all'origine, nell'utilizzo una comunità di persone che sono interessate a dialogare, a confrontarsi, ad aiutarsi nel lavoro. E quindi chiunque desidera non solo adottare i libri ma far parte di questa comunità al lavoro è veramente ben accetto. Stiamo lavorando anche sulle risorse digitali e quindi questo è un aspetto che penso sia di interesse per anche il futuro. E poi ci sono tanti gruppi al lavoro per il corsivo, per la comprensione testuale, per il potenziamento degli esercizi, per le audioletture, per l'animazione digitale. Ecco, quindi ciascuno può ritenersi un protagonista nella misura in cui non solo lo utilizza, ma anche in qualche modo dà forma a questo strumento. Vediamo questa... Elisa ha messo nella chat le comunicazioni in modo che ciascuno può prendere nota sia del telefono sia dell'indirizzo.
le persone che sono intervenute hanno qualche ulteriore comunicazione? Propongo a tutti questa opportunità che avevamo già pensato lo scorso anno, se può essere di aiuto e interessante proprio nella programmazione del lavoro, potremmo pensare di vederci per degli incontri per classe, però in modo da poter anche proprio addentrarci nel percorso specifico nel mese di settembre. In modo da poter dialogare e comprendere meglio anche tutte quelle possibilità, sia nelle ragioni, sia nella elaborazione che lo strumento offre e che magari non sono così esplicite, così chiare, così condivise come potrebbero esserlo in una comunicazione più dettagliata. Ringrazio tutti. Vediamo, c'è ancora una richiesta. Ecco la domanda a cui può rispondere Paola. Arrivata questa domanda, i bambini BES, ci sono degli ausili? Eccomi. Allora, per quanto riguarda l'accessibilità dei testi di prima, seconda e terza, ma anche quelli delle altre classi, di quarta e di quinta, ci sono diversi aspetti che tengono conto dei bambini con difficoltà nella lettura. Per iniziare, la capacità di lettura e di comprensione del lettore dislessico con difficoltà aumenta considerevolmente se si cura il font del carattere del brano. I sussidi sono pensati e strutturati per favorire l'alta leggibilità, cioè si appura per esempio che il carattere, che generalmente nei 5 volumi, diciamo così, è sans-serif, cioè semplice, senza riccioli, complicazioni, quindi di facile decodifica. Il corpo e l'interlinea delle letture variano via via che aumenta la lunghezza dei testi, cioè rispetto al volume dell'anno considerato. Si passa, per intendersi, da un'interlinea 30 in classe prima a un'interlinea 16 in classe quinta. Sto parlando dei libri di lettura. Il corpo, cioè l'altezza del carattere, in prima è grandemente aumentata, le lettere sono molto distanziate fra di loro, anche se viene conservata l'unità della parola, e si arriva ad avere un corpo 11,5 in quinta. In tutti i volumi il testo non è giustificato per mantenere l'unità della parola, mentre in quinta il testo presenta una giustificazione perché si aiuta i bambini alla lettura di brani più complessi. Altri particolari: l'allineamento è a sinistra, la carta è opaca, fondo bianco, e c'è un'impaginazione ordinata e spaziosa. Il corredo delle immagini è qualificato e i disegni sono nitidi, puliti, cioè non disturbano la vista, la visuale. Poi due cose a cui tengo particolarmente sono queste. La prima è che con i bambini in difficoltà di lettura tendenzialmente si va a scegliere un testo o a sostituire il brano che c'è sul libro con un testo più corto, più breve, per agevolare la lettura, la comprensione, anche la decodifica proprio, sentirli leggere. E questo implica spessissimo il fatto che il senso del brano viene impoverito, cioè magari c'è un bambino di terza che legge un racconto che di una facilità quasi banale, no? Mentre i testi dei brani, i testi dei libri di lettura hanno tutti
una cura per il significato che portano, che è veramente notevole, cioè sono tutti brani descrittivi, narrativi, che hanno un messaggio significativo. Fargli perdere questo è un peccato. Quindi la casa editrice si è, con tutti quanti quelli che hanno collaborato, che abbiamo collaborato, si è premurata di fornire una versione audio, perché il bambino, entrando con un codice specifico dentro il sito di Itaca, possa ascoltare il brano anche senza seguirlo. Quindi vuol dire che poi il bambino può fare anche, non so, il lavoro di comprensione del testo, il riassunto, il lavoro fatto dalla maestra, proposto dalla maestra, come tutti gli altri compagni, con un guadagno non solo didattico, ma anche proprio di umano. L'altra cosa che dico brevemente è questa, che le sezioni dedicate alle discipline di studio sono state curate da docenti universitari e anche da docenti della scuola primaria con anni di esperienza alle spalle. Quindi il rispetto delle categorie conoscitive e dei linguaggi propri di ogni disciplina sono veicolati da contenuti scelti per un apprendimento completo, non povero o riduttivo, capace di trasmettere le conoscenze fondamentali. Quindi non si trovano riferimenti a particolari, magari interessanti, cioè che hanno un collegamento giusto con l'argomento, ma che distraggono, allontanano dall'argomento principale, e questo aiuta i bambini in difficoltà. Sono molto curate anche nelle discipline di studio proprio la costruzione della frase, del periodo, del paragrafo, perché il bambino sia facilitato sia nella comprensione della frase che poi nella restituzione del contenuto. Non ho detto alcune cose, però visto l'orario preferisco concludere così. Grazie, grazie molte. Ho chiesto a Paola di rispondere su questo, perché la sua esperienza anche dell'ultima classe appena lasciata aveva presenti diversi bambini sia con BES, con DSA, oltre a una situazione più significativa. E quindi mi interessava che non fosse semplicemente un'informazione, ecco, ma un'esperienza quella che possiamo condividere, soprattutto nei primi anni, in cui diciamo che l'esperienza, come si diceva, è unitaria, è affettiva, è emotivamente interessante, di non far prevalere la difficoltà come elemento a cui guardare rispetto a una possibilità di comprensione e di cammino che ogni bambino ha. Questo non è superficialità, ma è un orientamento rispetto alla proposta del lavoro. Poi evidentemente sono necessarie, anche a secondo di bisogni appunto specifici, degli interventi diversi, ed è su questo che anche stiamo lavorando quando parlavo di risorse e di materiale digitale che può essere, diciamo, utilizzato nel momento in cui può esserci il bisogno in una classe di una modalità più specifica. Stiamo pensando a dei temi e stiamo pensando a delle esperienze che sono già in atto nelle nostre scuole, come quello della comunicazione aumentativa, piuttosto che la possibilità di intervenire con le immagini. Insomma, su questo ci sono veramente tante possibilità. Quello da cui partiamo è la versione audio, e poi speriamo di poter fornire sempre di più, anche con l'aiuto di tutto quello che può servire. Io vi ringrazio
e direi che possiamo proprio salutarci. L'appuntamento è non per voi ma per i vostri colleghi per la quarta, la scelta e l'adozione della quarta e della quinta, martedì per i sussidiari dei linguaggi e venerdì per il sussidiario delle discipline. Però faccio mio l'invito di Marta che un'impostazione disciplinare può essere meglio compresa anche rispetto al percorso della seconda e della terza nell'incontro che ci sarà venerdì sulle discipline. Grazie a tutti. Buon lavoro. Grazie.